Tre incontri a Casalmaggiore, nello spazio del Museo di Otti che ospita la mostra Strip, la grande avventura del fumetto americano, questo giovedì e poi ancora il 2 e il 16 dicembre per approfondire il tema del fumetto americano e non solo. E se nel secondo e terzo incontro il relatore sarà il critico Alberto Brambilla, ecco che giovedì i protagonisti saranno, a partire dalle ore 20:30, Loris Cantarelli, direttore editoriale di Fumo di China, e il curatore Giovanni Namias. Abbiamo pensato di rivitalizzare dopo il primo lancio ogni mese con iniziative diverse, anche con la comunicazione e con degli eventi. In questi eventi, i tre incontri che abbiamo pensato tra novembre e dicembre sono forse quelli, diciamo, gli approfondimenti più significativi. Oggi, stasera, c'è il primo alle 21, lo tengo io con Loris Cantarelli, che è il direttore editoriale di Fuori China, e parliamo della mostra in generale, del senso del sottotitolo che parla di lunga avventura del fumetto americano, perché il fumetto nasce in America, ha cavalcato tutto il Novecento e nella forma proprio della strip, che è quella esaltata da questa mostra, è arrivato sul web. È una forma essenziale, semplice, sintetica, sono quattro vignette, quattro finestrelle sulla vita o sulla storia di un personaggio, e che però proprio per questo motivo erano già modernissime all'epoca e oggi sono perfettamente funzionali anche agli autori come Sio, che è un autore di grande successo tra i più giovani. Quindi oggi raccontiamo i grandi autori e i grandi momenti della storia del fumetto americano. Il secondo incontro invece verterà sulla storia della Disney. La Disney ha avuto una grossa, diciamo, l'inizio del fumetto Disney, i cui personaggi nascono nell'animazione, è proprio sulle strip americane. Floyd Gotterson, di cui abbiamo una strip degli anni 30 in mostra, è stato forse il più grande artista, per cui racconteremo la vicenda di Floyd Gotterson e parallelamente quella di Altagliaferro, che invece faceva strip dedicate a Paperino, e anche di Altagliaferro abbiamo una bella strip in mostra. Poi c'è il terzo incontro, l'ultimo, che invece è dedicato. È più trasversale perché l'Italia è stato uno dei primi paesi che ha importato le strip americane. Il numero del dicembre del 1908, il primo numero del Corriere dei Piccoli, aveva in prima pagina proprio una strip che si chiama Buster Brown, importata con il syndicate americano. E da allora il Corriere dei Piccoli per i primi 50 anni e poi Linus, diciamo, per i secondi 50 anni, l'Italia ha importato sempre più importanti e significativi personaggi delle strip americane. Racconteremo questo, sarà Alberto Brambilla in entrambi gli incontri, quello disneyano e quello italiano, e racconteremo anche i grandi autori che si sono ispirati alle strip, come Bondi e come Silver, per generare personaggi che poi hanno avuto un grande successo internazionale, come Storm Troopen o come Lupo Alberto. La mostra intanto è aperta da un mese e mezzo, durerà fino al 9 gennaio 2022. Il bilancio è positivo, con arrivi anche da Bergamo, Brescia, Milano, Gorizia, spesso di veri e propri appassionati e cultori. Per tutti i profani, comunque, ci sono anche le pillole video che illustrano i grandi autori e i grandi fumetti a stelle e strisce, con pezzi originali. Il Covid ha un po' guastato la festa, invece, a livello locale, come spiega la responsabile del settore cultura di Casalmaggiore, Roberta Ronda. Nazionale sicuramente se dobbiamo giudicare dalle provenienze di parte del pubblico, perché siamo stati veramente, ce l'auguravamo, nel senso che sapevamo di avere un prodotto di altissima qualità, con tutte strisce originali, che non è così semplice vedere. Però sicuramente il pubblico, soprattutto esperto, è stato molto recettivo e quindi arriva veramente appositamente anche da fuori. Localmente il pubblico è un po' più latitante e questo in gran parte credo dovuto al fatto che purtroppo la situazione del Covid rende alcuni ancora un po' così titubanti, nonostante non si rispetti appunto tutte le condizioni di sicurezza, insomma, che sono previste, e soprattutto perché ci manca quel pubblico che era per noi uno dei nostri punti di forza, che è quello delle scolaresche. Quindi è veramente un po' un peccato che i numeri da questo punto di vista siano molto bassi e non si possano fare tutti quei laboratori che avevamo programmato. Ne abbiamo fatto alcuni e devo dire un grandissimo successo l'abbiamo avuto proponendo un corso di fumetto per ragazzi sabato pomeriggio, perché avevamo proposto un corso, ne abbiamo dovuti fare due e poi sono rimasti purtroppo, diciamo, dei ragazzi anche in lista d'attesa. Quindi da questo punto di vista c'è da parte dei ragazzi una grandissima sensibilità comunque. Ma ho visto delle sue.